Mai come in questo momento la recitazione cinematografica sta suscitando un grande fascino. Saranno le serie TV, i serial, Netflix, Prime, tutte queste grandi opere cinematografiche messe a disposizione del pubblico direttamente sul piccolo schermo, che diciamo l'utenza si sta riversando sempre di più verso questo ramo della recitazione, cioè quello dedicato alla cinematografia. Che cosa si fa durante gli act in base di cinema? Intanto si scopre qual è il mezzo che andiamo a utilizzare, per cui come cambia l'espressività dal teatro alla macchina da presa, e poi si va a lavorare su quelle che sono le peculiarità principali per un attore, per cui diciamo che il percorso è quello che si farebbe anche in un corso di teatro, per cui capiamo come funzioniamo come attori, che energie mettiamo in campo, quali sono i nostri punti di forza, ma qui arriva la differenza: come funziona la nostra immagine, chi siamo per la macchina da presa. È un percorso di conoscenza molto utile di sé, perché si capisce qual è la relazione tra ciò che immaginiamo di essere, ciò che appariamo e quello che vedono gli altri. E anche quello che noi esprimiamo corrisponde a quello che gli altri vedono e sentono, per cui la macchina da presa diventa un momento di studio approfondito per migliorare la propria comunicazione verso il mezzo cinematografico. Ci si diverte, si studiano delle scene, si improvvisa tanto, si scoprono le emozioni e come funzionano le emozioni. Il corso è aperto a tutti quest'anno dai 14 anni in su, perché crediamo che non esista il corso ragazzi di cinema, vista le esperienze precedenti, perché il cinema è fatto delle interazioni tra le diverse generazioni. Ci sono le mamme, ci sono i papà, ci sono i nonni, ci sono i figli, ci sono i nipoti e poi ovviamente ci sono anche ragazzi e ragazze. Però suddividere per fasce di età abbiamo pensato quest'anno che non fosse produttivo. Per cui il corso aperto dai 14 anni in su. Se volete conoscerci, venite a trovarci il 25 settembre alle 19 qui a Recitando a Padova, oppure visitate il sito www.recitando.it, oppure scriveteci in segreteria @recitando.it. Ciao, noi vi aspettiamo.